Buongiorno a tutti dalle vigne e bentornati al nostro appuntamento settimanale con le news direttamente dai campi da sci. Oggi è mercoledì 7 aprile, ci troviamo a 2800 metri di quota e ci sono 4 gradi. È una splendida giornata, i raggi del sole brillano sulla neve ed è il momento ideale per una bella tintarella. La neve che è scesa durante la settimana scorsa permette che le condizioni della schiarea siano perfette nonostante sia già aprile inoltrato. E come si può ben vedere, c'è ancora molta gente sulle piste. Per il resto della settimana è previsto altro bel tempo, che si manterrà tale fino a domenica. Le temperature saranno stabili attorno ai 2 gradi sotto lo zero, con un lieve abbassamento nella notte di lunedì. Viste le condizioni meteorologiche, vi raccomando di evitare di inoltrarvi fuori pista, poiché il pericolo valanghe è ancora molto forte. Vi ricordo inoltre che chi fa fuori pista può venire multato o perseguitato legalmente. Vi invito a sciare secondo le vostre capacità, senza esagerare negli sforzi e prendendovi una pausa nei momenti di stanchezza. Oggi ci troviamo presso l'impianto numero 4 Valfin Monte della Neve, l'impianto con il maggiore dislivello e che vi porta fino ai 2800 metri di quota. Da quassù è possibile godere di uno dei panorami più belli della schiarea, con le vette dell'Ortles Cevedale che dominano l'orizzonte. L'impianto serve tre piste nere dedicate ai più esperti, ma sufficientemente larghe per permettere una discesa più semplice. Per fare una pausa vi consiglio il rifugio Camanel, che si trova in cima alla seggiovia Giorgio Rocca e che abbiamo già incontrato in un'altra puntata. In una giornata come oggi, il panorama di cui si può godere è impagabile. Sabato e domenica è previsto il Gran Premio Giovanissimi, una manifestazione sportiva che coinvolge oltre 2000 persone, mentre lunedì e martedì saranno in gara i maestri di sci. Vi ricordo che al momento nella schiarea sono chiusi l'impianto numero 30 Cassana e l'impianto numero 21 Sciovia del Sole. E anche per oggi è tutto, arrivederci la settimana prossima sempre su www.skipaslivigno.com. Ciao!